Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale. Mi piacerebbe partire nel ringraziarvi, ringraziare tutto il supporto che mi avete dimostrato e che mi state dimostrando con i vostri messaggi e la vostra vicinanza. Supporto che è fondamentale per il proseguo di questo progetto. Ok, prima di iniziare mi piacerebbe chiarificare un punto. Io non sono un professore di inglese. Lo scopo del canale è condividere la mia esperienza e suggerire e proporre consigli. È importante sapere che il tipo di inglese che io parlo viene considerato come inglese del Nord America, nello specifico canadese, perché io vivo in Canada. Ci sono molti differenti accenti e parole che vengono utilizzate nello spettro dell'inglese, diciamo. C'è l'inglese della Gran Bretagna, c'è l'inglese dell'Australia, c'è l'inglese del Sudafrica e c'è quello nordamericano e altre varianti. Di fondo è la stessa lingua, soltanto alcune parole possono cambiare o anche gli accenti, i modi di dire. Nonostante ciò, se si ha un buon livello di inglese si riesce a capire il 90% di tutte le varianti. Finalmente siamo giunti al primo tema. Oggi mi piacerebbe parlare del suffisso ing, in italiano ing. Ricordarvi che ogni qualvolta che ing si unisce ad un verbo o si unisce ad un'altra parola e forma una parola che finisce in ing, la pronuncia della g, dell'ultima g, è sempre silente. Per cui, adesso farò degli esempi. I'm running, I'm eating, I'm sleeping, I'm going, I'm doing. È sempre silente. Qualsiasi parola che finisce per ing, la g è sempre silente. Ci tenevo a precisarlo perché ho notato spesso in televisione che si tende invece a rafforzarla addirittura la g, dire working, no, è sempre working, la g sempre silente. Ok? Spero vi sia stato utile come consiglio. Ci ritroveremo presto per un altro video. Grazie a tutti. Ricordate per favore di mettere un mi piace al video e di iscrivervi al canale se non l'avete già fatto. Ciao a tutti. Ciao ciao ciao.